Allora, vediamo il problema 48 che è sul flusso del campo elettrico. Dice, indica con A, B, C, D, E ed F le sei facce di un cubo posto nel vuoto. Quindi abbiamo un cubo, ma iniziano già i problemi. Con un po' di fantasia diciamo che è un cubo. Quindi lui ci dice di indicare, vabbè, manca, no, vabbè, le ho disegnate tutte. Comunque, le varie facce, diciamo, A, quella di base, ma qua non è facile. Anzi, vabbè, A, B, C, D, diciamo quelle laterali, poi mettiamo E ed F, quelle di base. Poi vediamo un pochino come gestire la cosa. Posto nel vuoto, il flusso del campo elettrico attraverso ciascuna di esse è. Vabbè, qui a breve mette phi di A, noi vi ricordate mettevamo sempre anche tra parentesi il campo, però mantengo la notazione che sta usando, lui mette solo phi di A, cioè dice il flusso del campo elettrico attraverso la superficie, quindi ABCD abbiamo detto sono quelle laterali, fatemi spostare qua almeno, ok, quindi phi di A uguale meno phi di C. Poi uguale meno phi di D, che è uguale a meno 5,1 per 10 alla terza, allora newton per metro quadro fratto coulomb. Poi phi di B uguale meno phi di E, che è uguale invece a meno, se boh, vediamo di capirci un po', intanto ne siamo sfidati, per 10 alla terza newton per metro quadro su coulomb, e phi di F, Questo vale faccio mo infatti quello voglio vedere se è la numerazione, perché da qui già riusciremo a capire quali sono effettivamente la numerazione delle facce. Phi di F è uguale a meno 3,3 per 10 alla terza newton per uguale phi di E, questo phi di F fratto coulomb. Dice sulle superfici A, B ed F, quindi A, B ed F, il campo elettrico è diverso verso l'interno del cubo. Quindi mettiamo campo diretto quando chi verso l'interno. Fidia era il primo, infatti per questo dobbiamo vedere bene effettivamente quali sono le facce. Dice calcola la quantità di carica dentro la superficie cubica. Vediamo un po', allora perché dice phi di A uguale meno phi di B, quindi per esempio già questo, allora abbiamo A, C e D. Poi B ed E, e poi la F per fatti suoi, ma stranissima sta cosa. Poi Cioè, là che faccia dice in A, B ed F il campo elettrico è diretto verso l'interno del cubo, quindi A, B, capito? Cioè, allora indica con A, B, C, D, E ed F le sei facce di un cubo posto nel vuoto, capito? Non è che ci dice come prenderle. Allora, fatemi vedere una cosa. A, quindi poi c'è B, che però è negativo. Ah no, pure qua è negativo. Ed F pure è negativo. Quindi sì, rispetto all'interno. Però ABF come dovrebbero essere? Cioè, voglio cercare di capire come devono essere le facce, perché lui non è che ci ha detto che ne so, ABCD sono le laterali e le due. Diciamo, ci lascia, perché è importante vedere dove stanno. Va bene, dai, facciamo una cosa. Cerchiamo di prescindere dal disegno, perché un'indicazione ce l'abbiamo qua, dice. Qui il campo elettrico è diretto verso l'interno e ne deduco che invece le facce C, D ed E
è diretto verso l'esterno. Perché se no io non. Dove lo Se dice? rimanenti faccio verso Ah, l'esterno. infatti, bellissimo, non l'avevo letto. Verso l'esterno. Vediamo intanto come è fatto sto campo elettrico. Io quello ho capito perché è importante mettere le facce, perché mo tra un attimo, allora A, B ed F è diretto verso l'interno. No, non so, non mi Perché sapete che c'è? Per esempio, se A e B sono le laterali, A, B e poi la F è quella di sotto. Cioè, se questa è una laterale, poi l'altra laterale. Capito? Quella di sotto poi che sta qui, però non. Allora, qua sapete qual è la difficoltà? Che nessun flusso è zero. No, scusate, cambio pagina. Vedete, se questa è una superficie, va bene? Se vi ricordate il campo elettrico è perpendicolare, va bene? Il flusso di quel campo è la superficie. E per S, perché sarebbe coseno dell'angolo rispetto alla cosa. Quando invece nella stessa situazione il campo fosse parallelo, il flusso generato, quale sarebbe? Diciamo E primo, sarebbe zero, perché sarebbe E per S coseno rispetto alla perpendicolare è 90 gradi, il coseno di 90 gradi fa zero, va bene? Qua nessun flusso è zero, cioè come a dire che sto campo, capito, non c'è una simmetria, cioè come dire così, va? Per esempio, messo in obliquo, capito che voglio dire? Cioè se avessi il cubo qua davanti non sta perpendicolare una delle facce, perché sennò alle altre fa, per esempio se fosse perpendicolare alle due facce di sopra e di sotto, a tutte le altre quattro laterali, non ho deciso così, vabbè, tutte le altre quattro laterali il flusso sarebbe zero, va bene? Invece il campo evidentemente deve essere in obliquo, ok? Mo vediamo un pochino perché che ci chiede, abbiamo calcolo la quantità di carica, la Q. Allora io farei una cosa. Perché forse anche cioè, ci stiamo noi ponendo troppi problemi, ma perché normalmente, ascoltate, ci stiamo ponendo, dicevo, problemi perché normalmente è importante conoscere con che inclinazione il campo elettrico va a, come dire, incidere su quella superficie, no? Perché potremmo usare, come accennavo qui, il discorso della formula. Con il E per S in generale, dicevo, per il coseno dell'angolo φ, dove φ è l'angolo che forma con la normale, va bene? Invece qui, proprio perché, allora, sicuramente possiamo dire che il campo elettrico non è perpendicolare a nessuna faccia, perché, vedete, se fosse, come dicevo prima, perpendicolare alle facce di sopra e di sotto, il flusso lungo le quattro facce laterali sarebbe zero. Al contrario, se fosse perpendicolare a due facce laterali, vabbè che poi un cubo, quindi di fatto sono tutte uguali, stessa cosa, no? Sarebbe zero intorno alle altre facce che diventerebbero. Invece qua nessun flusso, notate, è zero. Beh, io ne uscirei così, e cioè dicendo, qui dentro c'è una carica che in qualche maniera genera, cambiamo colore. Quindi internamente, no, l'abbiamo accennato prima, le cariche che eventualmente stanno poste fuori dalla superficie di riferimento non generano flusso, automaticamente il flusso è zero. Ma il flusso del campo elettrico generato da sta carica, diciamo, lungo la superficie, è data da Q fratto epsilon con 0, va bene? Solo che il flusso del campo elettrico nel nostro caso, praticamente lui ci ha dato il flusso lungo ogni superficie, va bene? Quindi che sarà? Come li ha chiamati? Φ ABC, Φ di A più algebricamente più Φ di B più Φ di C più Φ di D e, ed F.
Perché questo è il flusso totale, no? Uguale a Q su epsilon con 0. Va bene? Quindi che sarà Q uguale epsilon 0 per tutta sta roba. Perché ripeto, cercare di capire con che angolo sta lì è una strada che non ci porta a nulla perché non abbiamo elementi. Va bene? Per esempio, io in un altro Ce l'avrò problema. mai persa adesso. Eh Q sì, oh, vi uguale. ricordate il teorema di Gauss? Lui, il teorema di Gauss, noi l'abbiamo visto così, no? Il flusso del campo elettrico su lungo una superficie chiusa è dato da Q fratto epsilon 0. Mo, è chiaramente il flusso del campo elettrico è la somma di tutti i flussi. Qua ci dà tutti i sei flussi, che sono phi di A, phi di B fino a phi di F. Li sommiamo algebricamente, perché di ognuno, vedete, quando mette phi di A, vedete una cosa, eh? Phi di A, per esempio, uguale a meno 5,1, ma phi di C quant'è? È 5,1, perché Quindi dice sei. meno phi di C uguale meno. Ci siete? Sì, puoi andare. E Cioè, quindi qua questo è ti dici. negativo, questo è positivo, No, è questo è negativo. positivo, questo è negativo, quest'altro è positivo, questo è negativo, No, capito? questo primo è È negativo. positivo, è Ok. negativo, scusa. Il secondo è positivo. Eh sì, perché meno phi di C uguale meno, Il capito? terzo è Cioè, per. negativo. Eh no, No, è sempre positivo. positivo, vedi, è sempre meno, se abbiamo scritto bene, meno phi di D. Perché il Com'è? secondo è negativo. No. È Dai, è sempre meno, vedi una negativo. cosa. Meno phi di D mi Esatto, dice quindi meno che 5,1. Scusa, phi di D è 5,1. Capito? Cioè ha scritto in maniera compatta per non scriverlo sei volte. Va bene. Fatemi cancellare qua sotto, almeno vado subito a sostituire. Quindi facciamo la somma dei flussi. Allora, phi di A quant'era, Madit? Intanto io raccoglierei quel 10 alla terza. meno 5,1 per 10 alla terza. Raccogliamo 10 alla terza perché ce l'hanno tutti, no? Quindi è meno 5,1. Poi, phi di B quant'era? Più 5,1. Eh no, phi di B pure è negativo. Meno Meno 7,1. 7,4. Poi phi di C abbiamo detto che è positivo, quindi più 5,1. Poi phi di D ancora più 5,1. Poi ricontrollate pure voi. Phi di E è positivo, quindi più 7,4. E poi rimane phi di F che era meno 3,3. Il 10 alla terza l'abbiamo messo prima. Vabbè, questi sono tutti. Vabbè, poi lo mettiamo. Anzi, mettiamo Newton per metro quadro su Coulomb. Possiamo togliere Esamo, 2,1 semplificato. Fratto epsilon 0. Scusate, no, è 2,4. mo' semplifichiamo senza fare i calcoli. Questo e questo se ne vanno. Questo e questo se ne vanno. Quindi quanto viene? 2,8. Quindi è 1. Scusate. 1,8 per 10 alla 3 newton per metro quadro fratto coulomb, vabbè, scrivo già per epsilon 0, questo è il nostro Q. Va bene, la formula inversa. Quindi sarà Q uguale 1,8 per 10 alla terza newton per metro quadro fratto coulomb per epsilon 0 che è 8,85 per 10 alla meno 12 coulomb quadro fratto newton per metro quadro. Sistemiamo le unità di misura, newton e newton se ne va, metro quadro, coulomb co con un quadrato e rimane coulomb, vedete, quindi dimensionalmente ci siamo. Mo 10 alla terza e 10 alla meno 12 farà un 10. Però questo è Ah. un 8. Questo qui non me lo ricordo neanche io, ragazzi, ve lo do al compito, non vi preoccupate. Infatti l'ho sbirciato la foglia. Questo è epsilon 0. Ah, ok. Quindi dicevo 10 alla terza per 10 alla meno. Oh, perché vedete, Q su epsilon 0 dal teorema di Gauss. Quindi Q che sarà tutto il flusso per epsilon 0. Vedete, dalla formula inversa ricavando la Q. Va bene? E epsilon 0. Ma da dove esce? È una Epsilon 0 costante. ma sta Vabbè. 10 dicevo alla meno 8, no, 9.
meno 9, coulomb l'abbiamo già visto. Dobbiamo adesso semplicemente fare 1,8 per 8,85. Quanto fa? 15,93. 15,93. Portiamo in notazione scientifica 1,593 per 10 alla meno 8, no? Perché questo qua svilupperebbe un 10 alla 1 quando portiamo a 1,53 e 10 alla meno 9, quindi 10 alla meno 8 coulomb. Vabbè, il libro è sempre ad abbondanza. Non ho capito, scusa. Oh, dicevo, questo qua quando porti in notazione scientifica, anzi fammi cambiare colore, diventa 1,593 per 10 alla 1. Per 10 alla meno 9, capito, ci svilupperà un 10 alla meno 8, che è questo. Il libro, dicevamo, va sempre arrotondato. Allora, riragioniamo un po' su tutto il problema, perché in questo particolare problema non, cioè, non serviva. Io stesso ho cercato di trovare una qualche simmetria, però effettivamente il dato che Si può fare. vedete, il dato che vi deve far capire che non ci sono perpendicolarità, cioè tra il campo elettrico e una delle due, vabbè, se lo è poi almeno su due superfici, diciamo, prese, è che nessun flusso fosse zero. Quello è il dato. Quindi sto campo elettrico ci ha detto solo che è entrante rispetto ad alcune superfici, anzi, anche avete visto nel nominarle ABCD, non ci ha manco detto, cioè, come vederle, perché è chiaro, il cubo sì, c'ha tutte le facce uguali, però almeno, come dire, se lo immagino appoggiato su un tavolo, no, immagino le quattro superfici laterali, le due di base, seppur appunto non è un parallelepipedo, quindi è chiaro, sono tutte uguali. Quindi non abbiamo nessuna informazione geometrica di altro tipo. Quindi sicuramente il campo è obliquo e questo è dedotto dal fatto che nessun flusso fosse zero. Quindi tentare, come vi dicevo, di utilizzare la definizione del flusso del campo elettrico, cioè E per S per il coseno, è impossibile perché abbiamo i flussi. Le superfici, bene o male, diciamo, sono tutte uguali, ma non le conosciamo, perché notate che del cubo non ci dice qual è il lato, quindi le superfici non le conosciamo, tantomeno conosciamo quegli angoli, cioè abbiamo i risultati, no? I flussi, ma non è che tu, sapendo il flusso, puoi dedurre tutte queste tre variabili, superficie, campo e addirittura l'angolo di incidenza, diciamo, di quel vettore campo, quindi non sappiamo nulla. Quindi l'unico ragionamento possibile e plausibile era quello legato al teorema di Gauss, perché il teorema di Gauss noi l'abbiamo visto nella formulazione più semplice, no? Il flusso del campo elettrico uguale, ma pure perché vi ricordate, anzi, nella dimostrazione addirittura prendemmo un'unica superficie sferica. Ma se abbiamo invece un cubo, è chiaro che è la somma dei singoli flussi. Che ci dà invece? Quindi, per risolvere il problema, bastava scrivere questa relazione qui. Cioè la somma algebrica, poi lui ci ha dato tutti i vari segni di ogni flusso, perché è chiaro che per alcuni entranti e alcuni uscenti. Perché vedete una cosa, se per dire su una superficie, ecco per esempio questa qui, il campo entrante, è chiaro per esempio che di questa di base, immaginiamo che questa sia una carica positiva, insomma, di qua sarà uscente, insomma, cioè, quindi stanno, cioè, non in tutte le facce sarà entrante o uscente. Comunque, a parte mo, il verso del vettore campo che non ci interessa più di tanto, ripeto, da qui abbiamo ricavato la Q uguale la somma dei singoli flussi per epsilon 0. E quindi diciamo algebricamente era anche semplice, però vedete un po' come vi accennavo prima, arrivare a quel ragionamento, cioè uno pur sapendo che chiaramente trattandosi di flusso l'unico strumento che abbiamo è il teorema di Gauss, non è che ne abbiamo altri, va bene? Però senza il ragionamento è un problema che uno non fa, è inutile a girarci intorno.